C'è un libro da mesi in testa alle classifiche delle vendite in tutto il mondo, che si intitola Il Codice da Vinci. Questo libro ha riportato alla ribalta i Templari e i loro misteri. Vediamo insieme come comincia e finisce la loro storia. Nell'undicesimo secolo, un gruppo di cavalieri, guidato da Hugues de Pen, originario della regione francese della Champagne, decide di consacrare la propria vita alla difesa dei pellegrini cristiani in Terra Santa, esposti alla minaccia dei musulmani. Iniziano il loro servizio con il nome di Poveri Cavalieri di Cristo. Erano leoni in guerra, ma simili a eremiti nelle chiese, duri e feroci contro i nemici di Dio e prodighi di carità verso gli uomini pii e timorati di Cristo. E tutte le volte che i cavalieri erano chiamati alla battaglia, essi domandavano non quanti fossero i nemici, ma in che luogo si trovassero. Jacques de Vitry, Histoire des Croisades. Veri e propri monaci addestrati alla guerra, questi cavalieri furono destinati alla difesa dei luoghi santi e di quanti lì si recavano lungo le insicure vie che da Gerusalemme conducono al Giordano. Re Baldovino II ben accolse questo gruppo di nobili devoti e valorosi e li posizionò nella moschea di Al-Aqsa, sulla spianata del Tempio di Salomone. Da quel momento presero il nome di Templari. Le regole all'interno dell'ordine erano severe e rigorose. Fu il cistercense San Bernardo de Chiaravalle a stabilirle. Così, in un'esortazione dal titolo De laude nove milizie, delinea la figura del monaco guerriero. Questo cavaliere di Cristo è un crociato permanente, impegnato in un duplice combattimento, contro la carne e il sangue, contro le potenze spirituali nei cieli. Ha rivestito il petto con la cotta di maglia, l'anima con l'armatura della fede. Munito di queste due difese, non teme l'uomo né il demonio. All'inizio del XIV secolo, la Francia era governata da un re di leggendaria bellezza e potenza, Filippo il Bello. Sotto il suo dominio si compivano i destini della nazione e nessuno osava sottrarsi alla sua autorità. Nessuno, tranne i valorosi cavalieri del Tempio. Attratto anche dalle loro immense ricchezze, oltre che da un odio feroce, il sovrano aprì contro i templari una persecuzione che durò senza esclusione di colpi per 7 lunghi anni. L'attacco decisivo fu sferrato il 13 ottobre 1307, quando fece arrestare un migliaio di cavalieri, praticamente tutti i templari di Francia, con le accuse di idolatria e sodomia. Tra gli arrestati c'era anche Jacques de Molay. Il gran maestro dell'Ordine del Tempio venne incarcerato nei sotterranei della fortezza di Parigi. Così Maurice Druon descrive la sua prigionia. I muri erano coperti di salnitro. Un chiarore fumoso giallastro cominciava a diffondersi nella sala con il soffitto a volta, scavata nel sottosuolo. Il prigioniero che sonnecchiava, le braccia piegate sotto il mento barbuto, rabbrividì e si raddrizzò all'improvviso, stravolto, il cuore in gola. Vide la bruma del mattino scendere dalla feritoia e restò in ascolto. Anche se soffocati dallo spessore delle mura, i rintocchi che annunciavano la prima messa gli arrivavano distinti. Non gli giunse alcun rumore inquietante. Era solo l'angoscia che l'aveva fatto trasalire. Quell'angoscia della quale era preda ad ogni risveglio, così come in ogni sogno cadeva in balia dell'incubo. Prese da terra la scodella di legno e beve una lunga sorsata d'acqua per calmare l'arsura. Poi rimise giù il recipiente e si chinò su di esso, come su di uno specchio. Sembrava un uomo di 100 anni con quella barba da antenato, le labbra inghiottite dalla bocca sdentata, il naso smagrito. Si alzò finalmente in piedi e fece un passo, due, finché non sentì tendersi la catena che lo legava al muro. Allora urlò all'improvviso: Jacques de Molay! Jacques de Molay! Io sono Jacques de Molay! L'ultimo gran maestro dei Templari, il capo dell'Ordine del Tempio,
Era ormai un uomo solo in balia della sua disperazione, una bestia piagata e ferita dal peggiori supplizi. C'era la tortura dello stivaletto oppure quello dello stiramento. Sollevato fino al soffitto con una grossa fune, il prigioniero veniva al contempo strattonato verso il basso da un peso di 180 libbre legato ai suoi piedi. Durante la tortura, una voce insinuante in sottofondo gli martellava il cervello. Signore, su via, confessate, e le vostre pene avranno fine. Guillaume de Nogaret, guardia sigilli del regno, sapeva che prima o poi l'uomo avrebbe ceduto. Trascorse del tempo, ma fu così. Jacques de Molay, sopraffatto dal dolore che gli spezzava le membra, finì per confessare, per ammettere tutto, qualunque crimine, qualsiasi infamia. Sì, i templari praticavano la sodomia. E per entrare nell'ordine bisognava sputare sulla croce. Sì, è vero che adoravano un dio con la testa di gatto e che erano dediti alla magia, alla stregoneria, al culto del demonio. Sì, complottavano anche contro il papa. Tutto vero. Anche le più ignobili nefandezze furono ammesse. Solo a quel punto i carcerieri tranciarono la puleggia che lo teneva sollevato e lo lasciarono cadere pesantemente a terra. A vederlo così, lacerato nel corpo, nell'anima, ci si domandava come avesse potuto reggere a quelle sofferenze, a tutto quell'orrore. Ma i suoi carcerieri sapevano che quel cavaliere, temprato da mille battaglie, era dotato di una resistenza non comune. Rimasto solo, Jacques de Molay si inginocchiò con lo sguardo rivolto a un raggio di luce che penetrava da una feritoia e si rivolse a Dio. Perché avete voluto che la mia anima fosse più debole del mio corpo? Perché, mio signore, non mi avete risparmiato questo atto di viltà? Legato ad una catena da 7 anni, non sapeva nemmeno più cosa fosse il mondo là fuori. Non vedeva da allora che i suoi carcerieri e le guardie che, senza preavviso, venivano a prelevarlo per trascinarlo davanti alla commissione d'inchiesta o alla sala delle torture. Solo un odio profondo lo teneva ancora in vita. Dannati, la pagherete, diceva tra sé e ringraziava Dio per avergli lasciato l'odio. È la sola forza che ancora mi sostiene. Riaffioravano in lui i ricordi della giovinezza, la sensazione, quella sì, ancora limpida, dell'emozione e dell'orgoglio quando, assieme agli altri cadetti del tempio, indossò per la prima volta il gran mantello bianco con la croce nera. E poi via via, battaglia dopo battaglia, un grado dopo l'altro, quando era stato insignito del titolo di Gran Maestro di Francia e d'Oltremare, comandante di 15.000 cavalieri. I suoi ricordi vennero interrotti all'improvviso. La porta della sua cella si aprì e comparvero 4 arcieri in casacca di cuoio. Seguiteci, signore. Jacques de Molay si alzò in silenzio, avvolto nel suo mantello ridotto ormai ad un cencio lacero, mentre i carcerieri gli liberavano le caviglie dalle catene. Ad attenderlo, fuori dalla cella, trovò Alain de Parieux, capitano degli arcieri del re, che camminava su e giù a passi lenti. Il gran maestro chiese di sapere subito la verità. È stata dunque emessa la sentenza? Potrete udire voi stesso, signore. Ora devo condurvi a Notre Dame. Nella stanza entrarono altri 3 cavalieri scortati dalle guardie: l'ispettore generale, il precettore di Normandia e il commendatore d'Aquitania. Anche loro luridi, smagriti, invecchiati. I 3 presero per un momento a fissarsi in silenzio nel tentativo di riconoscersi, di rivedere in quelle barbe bianche e incolte la forza e la dignità di un tempo lontano. Poi uno di loro si avvicinò al gran maestro e lo abbracciò. Fratello, sei tu! Sei proprio tu! Ma nessun tempo era concesso ai sentimenti e ai ricordi, anche quelli più nobili. I prigionieri furono spinti sopra un carro che si mosse trainato da cavalli. Quando il portone della fortezza si aprì, giunse da fuori un immenso clamore. Tutti gli abitanti del quartiere dei rioni vicini si erano lì assiepati e gli arcieri furono costretti a farsi strada usando i manici delle loro armi. Largo! Fate largo! Sprezzante, Alain Parey sembrava in grado di dominare il tumulto.
Ma quando gli apparvero i templari, le grida cessarono improvvisamente. Dinanzi a quei vecchi e maciati la gente si fece muta. Era un silenzio fatto di stupore e di pietà che d'un tratto venne squarciato dalle urla di sergenti reali che si erano mischiati alla folla. A morte! Idolatri! Non siete più tanto fieri adesso. Dovete morire! A morte! Il corteo fu accompagnato fino a destinazione da insulti e minacce. Il gran maestro, accovacciato sul carretto insieme ai suoi antichi compagni, pensava: se soltanto ci restasse un po' di quella forza, di quel vigore. Erano ormai troppo lontani quei tempi in cui i templari si battevano, invincibili, di fronte ad un nemico che sovente li sovrastava, ma soltanto in numero di uomini. Mentre quei ricordi riaffioravano nella sua mente, il commendatore d'Aquitania, come risvegliatosi improvvisamente, commentò: è bello respirare l'aria fresca. Non trovate, fratelli? E poi vedete, c'è gente che piange e che prega per noi. Non siamo così soli nel nostro calvario. Queste parole non riuscirono a distogliere Jacques de Molay dai suoi ricordi. Pensava ai cavalieri che erano riusciti a sfuggire agli arresti del 1307, chi si era rifugiato in un convento, chi nelle campagne o in città. Altri ancora avevano raggiunto la Spagna, dove il re d'Aragona aveva fondato un nuovo ordine. Molti cavalieri erano rimasti in contatto tra di loro, costituendo una rete segreta. Forse è stato organizzato un complotto. Forse in un punto prestabilito del percorso salteranno fuori. Si lanceranno sulle guardie e ci libereranno. Ma perché mi dico questo? Perché mai dovrebbero farlo? Per liberare colui che li ha traditi. La confessione rilasciata sotto tortura aveva avuto in effetti pesanti conseguenze per i templari. La più grave era stata la bolla emessa da Papa Clemente, che ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari e la confisca dei loro beni. Jacques de Molay attendeva ora la morte quasi come una liberazione, ma non sopportava l'idea di morire ingiustamente e senza onore. Mentre un sole pallido illuminava Notre Dame, gli arcieri avevano formato un cordone per contenere i curiosi che si accalcavano lungo la strada. In cima alla gradinata del sagrato, i quattro templari erano in piedi con le spalle rivolte alla folla. Di fronte a loro si era invece schierato il tribunale ecclesiastico al gran completo. La presenza dei tre cardinali, inviati dal Papa, voleva sottolineare che la sentenza era definitiva, che nessun appello alla Santa Sede sarebbe stato concesso. Il cardinale d'Albano lesse le motivazioni della sentenza in piedi davanti agli accusati. Scandiva lentamente le parole. Dopo aver udito la testimonianza dei cavalieri di passage di Cligny, che come molti altri affermano d'essere stati costretti, entrando a far parte dell'ordine, a sputare sulla croce, in quanto si tratta solo di un pezzo di legno, visto che il vero Dio è in cielo, dopo aver raccolto la testimonianza di Guy Dauphin, al quale fu ordinato di cedere a ogni e qualsivoglia richiesta, anche di rapporti carnali, dopo aver udito la testimonianza di Jacques de Molay, in cui si confessa già addirittura... Cosa aveva confessato il gran maestro sotto tortura? Così recitano i verbali. Il maestro disse: sotto giuramento che, dopo molte promesse che doveva rispettare e osservare, gli misero un mantello legato al collo e che gli fu recata davanti una croce in bronzo nella quale c'era la figura del crocifisso, e che gli fu ordinato di sputare sopra l'immagine. Interrogato su quante volte gli fu ordinato di sputare, egli rispose che sputò una sola volta, ma a terra. Interrogato sul voto di castità e se fosse disposto ad avere rapporti carnali con gli altri fratelli, rispose sotto giuramento che non lo fece mai. Richiesto se altri fratelli dell'ordine venissero accolti con tali modalità, disse che non fu fatto ad altri quello che non fu fatto a lui. Tuttavia aggiunse, sempre sotto giuramento, che dopo aver accolto coloro che egli nominò, li consigliava di fare ciò che dovevano,
richiesto se avesse detto qualcosa di non vero nella sua deposizione per torture e per la paura del carcere o di violenze, rispose di no, ma disse di aver detto la verità per la salvezza della sua anima. I quattro cavalieri del Tempio ormai erano soli, abbandonati da Dio e dagli uomini. Jacques de Molay si sentì impotente come mai nella sua vita e fu travolto da una vertigine che lo fece stramazzare al suolo. Il cardinale, sorpreso, si interruppe per un istante, ma quasi subito riprese la lettura. Gli accusati, rei confessi, sono condannati al muro e al silenzio per il resto dei loro giorni, affinché ottengano il perdono delle loro colpe attraverso le lacrime del pentimento. In nomine Patris et Filii. La sentenza fu accolta da un silenzio irreale e incredulo. Di fronte a tali impietà, la folla si sarebbe aspettata la condanna a morte. L'ergastolo suonava come una sentenza mite, quasi clemente. Uno dei prigionieri sussurrò ai compagni. Fratelli miei, ho capito bene. Non ci ammazzano. Gli altri rimasero in silenzio. Poi all'improvviso fu la voce del Gran Maestro che esplose, lasciando attonita la folla. Protesto per questa sentenza iniqua! Non abbiamo mai commesso i crimini di cui ci accusano! I cardinali si guardarono in faccia, sbigottiti. Guillaume de Nogaret, tremante di collera, balzò in piedi e urlò. Mentite! Voi avete confessato sotto giuramento! La mia unica colpa è d'aver ceduto alle vostre torture! Ma io giuro davanti a Dio che non un solo cavaliere si è mai macchiato di altre ignobili colpe! De Molay, vi ricordo che voi, e non voi soltanto, avete confessato la sodomia e l'eresia! Voi non potete... Sì, sotto tortura! Sempre sotto le vostre minacce! Il fratello Geoff de Charn ritrovò anch'egli coraggio e gli fece eco. Sì, è così. Siamo vittime dei vostri complotti e delle vostre torture. Il prevosto di Parigi, preoccupato per l'evolversi delle cose, supplicò il guardiasigilli di prendere in fretta una decisione. Signore, fate qualcosa, o finiremo col venir travolti dalla folla. Nogaret, cercando di farsi sentire anche dal popolo ormai in tumulto, gridò. Due condannati sono ricaduti nell'eresia. Hanno rifiutato di riconoscere la giustizia della Chiesa. Perciò verranno rimessi alla giustizia del re. Quelle parole si confusero fra le grida della folla, che diventava ogni istante più minacciosa. I membri del tribunale non persero più tempo e rientrarono precipitosamente in Notre Dame, mentre i prigionieri venivano ricondotti alla fortezza. Dietro di loro fu chiuso l'immenso portone. Convocata in tutta fretta una riunione del consiglio ristretto, Nogaret prese subito la parola e così si rivolse al re. Vostra maestà, il gran maestro e il precettore di Normandia sono stati consegnati nelle vostre mani dal tribunale ecclesiastico. Ormai siete voi a disporre della loro sorte, senza rendere conto a nessuno, neppure a sua santità. Filippo il Bello taceva, occhi fissi nel vuoto e il mento appoggiato ad una mano. Rimase così assorto per alcuni minuti che a tutti sembrarono interminabili. La fissità del suo sguardo incuteva disagio, timore, quasi spavento. D'un tratto, a voce bassa, il sovrano si rivolse a Nogaret. Il guardiasigilli del regno si alzò nervosamente in piedi. La rabbia che covava aspettava soltanto di esplodere e il re gli pose la domanda fatidica. E allora, Nogaret, qual è il vostro parere? Che non bisogna avere pietà per chi è caduto e ricaduto nell'eresia. E che il castigo inflitto deve essere quello degli eretici. E il popolo? Non dovete temere, maestà. In poco tempo i disordini cesseranno. Tutto verrà dimenticato non appena coloro che ne sono la causa non ci saranno più. Il sovrano continuava a riflettere e nuovamente ricadde un pesante silenzio, interrotto poco dopo dalle sue stesse parole. Filippo il Bello aveva decretato la sua sentenza. Jacques de Molay e Geoffrey de Charnay saranno arsi sul rogo stasera all'Ilo Juif, di fronte ai giardini del palazzo. La ribellione è stata pubblica e pubblico sarà il castigo. Detto questo, il re si alzò e tutti i presenti lo imitarono. Il rogo era stato innalzato in modo da trovarsi proprio di fronte alla loggia reale della Torre de l'Eau. I curiosi, scrive Maurice Druon, continuavano ad affluire dalle due sponde fangose della Senna, e l'isolotto stesso sembrava sparire sotto il brulicare di gente. Ma gli arcieri erano perfettamente schierati,
I sergenti scioglievano i crocchi, i picchetti armati erano stati disposti sui ponti allo sbocco di tutte le strade che conducevano alla riva. L'aria era fredda, il vento soffiava a brevi raffiche. La luce delle torce spargeva sul fiume venature rossastre. Alain Desprez, con l'elmo in testa, la solita aria indifferente, stava dinanzi ai suoi arcieri sul suo cavallo. Attorno a Rogo il boia e i suoi aiutanti con il cappuccio rosso si davano da fare, sistemavano i tronchi, preparavano fascine di riserva, tutti intenti nel loro compito. Su Rogo il gran maestro dei Templari e il precettore di Normandia erano già stati legati fianco a fianco ai due pali. Era stata posta loro in capo l'infamante mitra di carta degli eretici. Un monaco avvicinava loro al viso un crocifisso lunghissimo con le ultime pressanti esortazioni a ravvedersi. La folla tacque per poter sentire le sue parole. Tra poco comparirete dinanzi al tribunale di Dio. Vi supplico ancora una volta di confessare i vostri peccati. Fatelo per la vostra anima. I condannati non risposero. Ed è ancora Drouin che descrive i drammatici momenti successivi. Il silenzio era più denso, più profondo. Il monaco si era inginocchiato ai piedi del rogo e recitava le preghiere in latino. Il boia prese dalle mani di un aiutante il tizzone di stoppa infuocata e lo fece roteare ripetutamente per ravvivare la fiamma. Il re fece un gesto con la mano. Alain Desprez ripeté il gesto all'indirizzo del boia, che affondò la stoppa accesa nelle fascine. Un immenso sospiro sfuggì a migliaia di petti. Un sospiro di sollievo e di orrore, di gioia sinistra e di spavento, d'angoscia e di repulsione. Il fumo cominciò ad alzarsi a spirali dense che il vento spingeva verso la loggia. Nogaret, i muscoli tesi, l'occhio brillante, assaporava il suo crudele trionfo. Il rogo era il risultato finale di 7 anni di lotte, di viaggi sfiancanti, di migliaia di parole pronunciate per convincere, di migliaia di pagine scritte per provare. Avanti, bruciate, andate in cenere. Mi avete tenuto in scacco a sufficienza, ma sono stato io a spuntarla. E voi siete vinti. Il rogo illuminava in modo spaventoso quella fredda notte parigina, mentre il fumo ormai denso soffocava il gran maestro e il precettore, nascondendoli alla vista della folla. Il precettore di Normandia fu raggiunto dal fuoco per primo. Tentò invano di sottrarsi alle fiamme, rincorse fino all'ultimo l'aria che gli stava sfuggendo. Poi il fuoco lo circondò e lo divorò in un istante. Il vecchio templare diventò una torcia umana e le sue ultime grida gli si strozzarono in gola, mentre un fumo nerastro si alzava dal suo stesso corpo, ormai ridotto ad un gigantesco pezzo di carbone ardente. Di colpo si alzò la voce del gran maestro, con forza stupefacente, come aveva fatto dinanzi a Notre Dame. Jacques de Molay gridò: «State uccidendo degli innocenti! La vergogna ricada su di voi! Dio vi giudicherà!» La folla assisteva muta per l'orrore al terrificante spettacolo del fuoco che inghiottiva la barba, la bocca, i capelli di quello che ormai altro non sembrava che un profeta pazzo. Papa Clemente! E dico anche a voi, De Nogaret! E a voi, maestà! Siate tutti maledetti! Entro un anno vi cito a comparire dinanzi al tribunale di Dio per ricevere il giusto castigo! Poi le fiamme gli entrarono nella bocca, soffocando le sue ultime parole. Per un tempo che parve interminabile, Jacques de Molay combatté contro la morte. Infine si piegò. La fune si ruppe ed egli scomparve nella fornace con una mano levata tra le fiamme. Gli ultimi scricchiolii della brace fecero trasalire la gente. Le tenebre cominciarono ad avvolgere i bagliori morenti del rogo.
Buon pomeriggio a tutti da Antonella Ferrere, un benvenuto al nostro ospite che oggi è Franco Scaglia, presidente di Rai International, ma che è qui con noi in qualità di scrittore, in particolare del romanzo Il custode nell'acqua, vincitore del premio Campiello 2002. È una storia ambientata a Gerusalemme, come a Gerusalemme fece la prima comparsa tra il 1118 e il 1120 un gruppo di cavalieri. Scaglia, vogliamo fare questo passo indietro nel tempo? Come nasce l'idea di questo ordine militare monastico? Ma a proposito dei templari c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito e che poi dà dei, chiamiamoli, dei segni di fantasia e di mistero sulla loro nascita e sul prosieguo della loro attività. La data più attendibile, le date della nascita sono varie, comunque la data più attendibile secondo alcuni storici è il 1119. Con Hugues de Payen o Hugues de Payen, perché poi la pronuncia è varia, di questo cavaliere di Champagne, e Champagne è inteso come luogo, come provincia francese della Francia, sì. E il conte di Champagne, che era vicino alla nascita di questo ordine. Ma esattamente 100 anni dopo, e i simboli poi nella storia sono importanti, nel 1219 c'è il famoso viaggio di San Francesco in Terra Santa, un viaggio che non lo porterà a Gerusalemme come alcuni hanno scritto, ma lo fa restare solo sulla costa, tra l'altro con un grande storico di questi temi e anche un grandissimo conoscitore dei templari, che è Franco Cardini. Una volta abbiamo proprio discusso di questo. Lui sostiene che il viaggio di San Francesco del 1219 non è vero, che è un'invenzione dei francescani. Io ho avuto tutti i documenti dei francescani e quindi mi attengo a quello che dicono loro, quindi può anche darsi che Cardini abbia ragione, ma può anche darsi che abbiano ragione i francescani, perché i documenti sono molto 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 precisi sul viaggio, eccetera. Ma questa è una digressione, dico, torniamo ai templari. Ecco, vi ho voluto dare queste date perché danno il segno del primo mistero nella loro storia, una storia piena di misteri, cioè piena di appuntamenti, appunto di simboli. Un altro dei grandi temi, forse del tema più forte che riguarda i templari, è la storia del Santo Graal, che è una cosa che magari vediamo dopo. No, non è che sto aggirando l'argomento, ma i templari, il nome templare è legato al mistero e al fantastico, tanti libri fantastici, tanti bei libri fantastici, quindi i templari hanno fornito materia al cinema e alla letteratura. Perché tutto questo? Perché altri ordini non hanno costituito, infatti, questo? Perché i cavalieri teutonici non hanno provocato questa grande fantasia? Perché i cavalieri di Malta non l'hanno provocata? Ecco, perché tutti gli ordini sono degli ordini poi che nella storia hanno una loro organicità, e i templari invece hanno questo momento di grande fulgore e appunto di grande mistero, una fortissima ascesa, una grande potenza che poi in pochissimo tempo, parliamo di storia, cioè in pochissimi secoli, finisce in un modo tragico, perché finisce con il loro maestro dell'epoca bruciato in piazza, perseguitati, massacrati. C'è dietro la voglia del re di Francia di non avere quest'ordine così pesante all'interno dei suoi confini, ma non c'è solo l'interesse di Filippo il Bello, che è il re che poi li distruggerà l'ordine, di impadronirsi solo delle loro sostanze. Cioè nell'ascesa e nella fine dei templari c'è qualcosa di assolutamente fantastico e misterioso che nella storia non è mai stato spiegato, cioè perché questi esplodono in questo modo e finiscono in quel modo, perché poi non è che c'è una sollevazione a favore dei templari, cioè i templari, viene bruciato il Gran Maestro, vengono perseguitati e ammazzati in Francia e in altre
zone d'Europa e l'ordine finisce e va in sonno, e poi su questo ci sarebbe da dire tante altre cose. I cavalieri che appartenevano all'ordine erano delle figure di spicco della nobiltà. Sì, io volevo... Ma come entravano a farne parte? No, io volevo un attimo tornare sul mistero, che è la cosa più affascinante. Certo. C'è il mistero, perché il discorso è lì. Cioè, qual è per... il mistero è all'origine della nascita dei Templari. I Templari, perché si chiamano Templari? Perché sono i cavalieri del Tempio. E che cos'è il Tempio? È il Tempio che edificò Salomone 1000 anni prima della nascita di Cristo. E che cosa c'è nel Tempio? Nel Tempio c'è l'ipotesi è sempre stata quella, le tavole della legge. E quindi il mistero dei Templari è legato alle tavole, ma anche il mistero dei Templari legato al sangue di Gesù, il sangue reale, il Santo Graal, cioè che è l'altro cosa che ha inseguito e perseguitato i Templari nella loro storia. Quindi la ricerca delle tavole della legge o la ricerca del Santo Graal possono far capire come abbiano urtato alla fine dei massimi sistemi che li hanno poi fatti morire. Sto dando un'interpretazione molto fantastica, però è quella più attendibile. Come entravano a farne parte? Ma i cavalieri erano di vari generi i cavalieri, cioè non è che, perché l'iniziatore Hugh de Payen non è un grande principe, insomma è un cavaliere di Champagne, quindi la cosa importante lì era rispettare tutta una serie di regole che sono delle regole monastiche molto molto forti. C'è un'altra cosa che mi ha sempre colpito nella loro storia, il modo di combattere. Cioè i Templari erano dei combattenti invincibili e avevano un modo incredibile di combattere. Lo sai, loro stavano a cavallo e c'erano due Templari a cavallo. Uno agiva di fronte e uno di dietro e uno di spalle. Quindi costituivano, anche da questo punto di vista, sono geniali, perché sono una sorta di piccolo carro armato prima che venissero inventati i carri armati, perché loro avevano due bocche da fuoco praticamente, una diretta e una alle spalle con le loro armature. Ecco, questo dà anche il segno della loro forza, cioè come chi era arruolato, erano dei cavalieri forti e capaci di combattere, cioè non poteva esistere un cavaliere templare debole o pauroso, per cui la scelta era anche tra coloro che avevano l'anima pura, la voglia di combattere gli infedeli e una grande capacità di resistenza fisica. Sono una specie di superuomini, insomma, almeno così io me li sono immaginati leggendo dei libri, poi magari erano tutt'altro, però insomma la sensazione è quella. E poi come si conciliava l'uso delle armi con l'aspetto religioso? Ah beh, ma quello in quell'epoca l'uso delle armi e l'aspetto religioso erano strettamente legati, cioè la conquista di Gerusalemme lo dimostra, ma anche oggi, insomma, perché i movimenti integralisti islamici difendono Allah e usano le armi per difendere Allah, no? E a quell'epoca era così, era il Santo allora. Sepolcro per noi, il luogo sacro per i musulmani, perché su quello che era il Tempio, cioè il Tempio di Salomone, poi c'era questa pietra che si chiama Shatiyah, che è una pietra straordinaria nella storia dell'uomo, perché su questa pietra, per questa pietra è scorso tutto il sangue, perché su questa pietra non si consumò il sacrificio di Isacco, cioè Abramo non uccise Isacco, ed era su questa pietra. Su questa pietra si fermò Maometto quando passò da Gerusalemme per poi andare in cielo nel suo pellegrinaggio celeste. Quindi è una pietra fondamentale per tutti. Su questa pietra fu costruito il Tempio di Salomone all'epoca, 1000 anni prima. E questa pietra, vicino a questa pietra, andarono a vivere i Templari. Infatti. Ecco, quella dell'Ordine dei Cavalieri del Tempio era un'organizzazione, come abbiamo detto, religioso-militare, ma non solo. I Templari erano anche degli abilissimi banchieri, gestori di un sistema finanziario molto ricco. Ecco, per quale motivo? Quindi, per quale motivo? Quello rispondeva anche all'esigenza di rendere invincibile l'Ordine. Cioè, la storia dei Templari, appunto, è una storia estremamente moderna, e forse, ecco, io prima ho dato tutta una spiegazione fantastico-letteraria della loro nascita e della loro fine. C'è anche un'interpretazione laica, cioè che a un certo punto un gruppo di persone particolarmente illuminate si mette insieme, interpreta l'epoca,
ma capisce anche, in interprete dell'epoca, nel senso che deve difendere il Santo Sepolcro, cioè con tutte le cose che sappiamo, ma capisce anche che per fare tutto questo non ci si può affidare alla benevolenza dei re, come accadeva, cioè chi è che finanziava le imprese in Terra Santa, no? Erano banche, erano re, insomma. Ma loro invece decidono di fare tutto da soli. Eccola, ecco perché poi si creano tutti questi problemi contro di loro, perché loro sono un ordine guerriero ma diventano anche contemporaneamente dei grandi banchieri. E da questo punto di vista c'è una forte modernità nella loro organizzazione e si può capire, appunto, seguendo l'interpretazione laica, come abbiano urtato i sovrani dell'epoca, che tanto, appunto, tanto democratici non erano, si sono visti questa forza che era sempre più crescente, che aveva anche una forte spiritualità, perché unire la forza delle banche che loro possedevano, io sto usando termini moderni, insomma, cioè grandi banchieri, ma che erano anche grandi pellegrini e grandi uomini di spirito, insomma, grandi uomini dotati di forza e spiritualità, ecco, tutto questo creò poi la loro tragica fine, insomma. Il re Filippo il Bello montò contro i Templari uno dei più grandi processi che la storia conosca, e nel corso di questo lungo processo inquisitorio i cavalieri furono sottoposti, gli fecero qualsiasi cosa, a qualsiasi nefandezza, ecco. Però resistettero, ecco, no? Però furono accusati di eresia, di sodomia, insomma, di qualsiasi cosa, ecco. Però loro confessarono, ma sotto tortura, in realtà. Loro confessarono, faceva parte dei metodi inquisitori. Le torture dell'epoca, io non so se lei ci è andata, io ogni tanto vado con grande orrore, ma perché secondo me è anche importante, a vedere i musei della tortura in varie parti del mondo, in Europa, non in varie parti del mondo. Io ho visto delle cose che solo a vederle uno dice qualsiasi cosa. Allora, partendo dal principio che questi erano forti, eccetera, eccetera, quando ti facevano a pezzi, poi alla fine o riuscivi a morire oppure confessavi, insomma. Ecco, l'Europa come reagì a questa loro persecuzione? Ma l'Europa, diciamo che non ebbe un grande... Vabbè, l'Europa poi è anche un concetto nostro, dire l'Europa. C'erano una serie di re che facevano le alleanze e le guerre, e quindi... Gli altri, diciamo, gli altri re. Gli altri non mi pare che ebbero particolari reazioni. Cioè, ma anche su questo, cioè la fine improvvisa dei Templari... Nella fine dei Templari non c'è solo un problema economico, c'è un fatto, c'è un mistero che poi non è stato svelato, perché insomma i 100 libri che sono usciti non raccontano questo. C'è il Santo Graal, il famoso libro dei tre giornalisti inglesi, che dà tutta l'interpretazione, che è un'interpretazione molto affascinante, per cui loro a un certo punto sono massacrati, ma non c'è solo un motivo economico, ma c'è il motivo che stanno scoprendo delle cose che non bisognerebbe scoprire. Famoso sangue che loro custodiscono, il sangue di Gesù, questa Cristo, è la storia, certo. E lo custodiscono in Francia. Grazie a Franco Scaglia per essere stato qui con noi e a tutti voi che avete scelto la nostra compagnia. Antonella Ferrera vi saluta e vi dà appuntamento la prossima settimana con un nuovo caso della storia in giallo, naturalmente su Radio 3.